Quest'anno si parla anche di accoglienza nei confronti di profughi e stranieri, un'area in cui la Caritas si è impegnata particolarmente. Sì, non come desidererebbe il prefetto, ma noi abbiamo nella nostra rete di diocesi 48 accoglienze di profughi in piccole realtà, e quindi riusciamo meglio anche qui ad accompagnare, perché queste persone purtroppo si portano con sé delle tragedie, ecco, dei lutti, e quindi hanno bisogno non solo del mangiare e del dormire, ma di ricostruire il loro futuro, il loro progetto di vita. E quindi noi, con degli operatori, degli intermediatori culturali, siamo vicini con iniziative, quelli semplici dell'italiano, attività culturale, eccetera, ma soprattutto siamo vicini per ascoltare loro, per ascoltare i loro profondi bisogni e accompagnarli in questo percorso. È un'area che in cui la Caritas può allargarsi, diceva, non quanto magari vorrebbe il prefetto, ma nelle intenzioni c'è, cioè, sì, quello di ampliare. Sì, noi abbiamo, il Papa ha fatto un appello anche alle parrocchie, ovviamente alcune parrocchie piccole non riescono, ma altre stanno pensando come poter accogliere, perché credo che l'accoglienza di piccoli gruppi in una comunità parrocchiale possa servire non solo per chi è accolto, ma anche per la comunità stessa, per abbattere talvolta dei pregiudizi inesistenti, inconsistenti, e quindi vivere ugualmente bene un'integrazione arricchente per tutti.